Buonasera e ben ritrovati con la terza puntata di Feste e Tradizioni di Sicilia. Come già anticipato nella scorsa puntata in cui siamo stati a Pettineo, che da pochi giorni ha vissuto la festa della Santa Patrona Oliva, oggi ci spostiamo lungo la valle del fiume Tusa e precisamente nella frazione di Tusa, Castel di Tusa. Abbiamo scelto questa meta in questa puntata perché la prossima domenica sarà un giorno molto importante per la comunità che festeggia il centenario dell'edificazione del santuario e la domenica successiva, domenica 21 maggio, invece, ci saranno i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Catena, patrona del piccolo borgo Marinaro. La festa che racconteremo oggi è una festa molto sentita, ma non solo dalla comunità, anche dai residenti dei comuni limitrofi, i comuni che gravitano nella Valle dell'Alesa, perché era usanza comune, infatti, andare in pellegrinaggio dai comuni di Castel di Lucio, Pettineo, Motta d'Affermo, fino a quel piccolo santuario così intimo e accogliente di Maria Santissima della Catena. Ma ancora oggi molti residenti della Valle dell'Alesa celebrano Maria Santissima della Catena e onorano Maria Santissima della Catena e partecipano a tutte le tradizioni collegate ai festeggiamenti, come per esempio la cosiddetta Tinna a Mari, un gioco che è ormai una tradizione che si svolge al largo della spiaggia Lampare su una barca lungo un tronco intriso di sapone sospeso dall'imbarcazione sulle acque. Si cercherà di raggiungere una bandiera posta all'estremità dell'Antinna senza cadere in acqua. Tanti partecipanti alla tradizione marinara, alcuni anche storici. Dopo questo piccolo assaggio e cenno di festa, io vi ringrazio per essere stati con noi nelle scorse puntate. Ci sono arrivati tanti messaggi di apprezzamento e ringrazio ancora una volta coloro che mi accompagnano in questo bellissimo progetto, Emanuele Castorina e Vincenzo La Rosa alla regia. Adesso, prima di andare nell'entroterra siciliano, immergiamoci nelle acque e nelle emozioni della festa di Maria Santissima della Catena di Castel di Tusa. Una storia e una tradizione marinara antichissima. Nella piccola frazione di Tusa non mancano gli stimoli artistici. Alesa domina la collina con il suo intramontabile patrimonio, ma è da lì che si scorge la bellezza del mare di Sicilia e del mare di Castel di Tusa. Un borgo pittoresco, la vita è lenta, soave il procedere delle barche dei marinai che in un abbraccio di suoni e colori incrociano il respiro del mare e quelle onde che, infrangendosi contro quei famosi scogli, danno vita a un panorama perfetto, soprattutto al tramonto. Castel di Tusa ha una storia antica come borgo marinaro, rinomata la pesca delle acciughe. Con l'avvento dei Normanni entrò a far parte del feudo della famiglia dei Ventimiglia e prese il nome di Tusa Inferiore o Marina di Tusa, come amano citarla gli abitanti del luogo. Fino al 700 fu un'importante crocevia per gli scambi commerciali del mare verso Enna. In seguito l'attività portuale continuò in direzione delle isole Eolie. Oggi le attività del porto si limitano alla pesca in quelle spiagge bandiera blu per l'ottima qualità delle acque e rese ancora più trasparenti dai caratteristici ciottoli. Castel di Tusa è un'oasi di pace ed è proprio qui che sorge la chiesa dedicata a Maria Santissima della Catena. Intima e raccolta, quasi a nasconderne la bellezza, nata sulle rovine di un antico santuario normanno. La storia del santuario. È una storia abbastanza recente, possiamo dire. E infatti l'edificio si avvia al centenario ed è stato costruito a partire dal 1923. I lavori comunque si protrassero per oltre 20 anni e riguardarono anche in epoche successive aggiunte di apparati decorativi interni o all'esterno della torre campanaria. Però c'è da dire che è un edificio che viene costruito su altre testimonianze di culto di epoche ben più antiche, come la chiesa di San Giorgio, che è attestata documentalmente a partire dal 1100, quindi da un'età ben più antica. E oltre a questo, in questa chiesa custodiva
a partire dal 1577 una tela del titolare San Giorgio, opera di un autore, Placido Algaria, che purtroppo è andata perduta negli ultimi ventenni. Gli studi su questa chiesa sono stati effettuati dall'architetto Angelo Pettineo e sicuramente il centenario costituirà un'occasione per approfondire le vicende storiche del santuario. La storia, minuziosamente raccolta dallo storico locale, ci racconta di danneggiamenti nel corso dei secoli segnati dalle scorrerie di pirati, una condizione che non ha permesso lo stanziamento perpetuo dei religiosi. Ad avere cura del santuario normanno fu la comunità locale e la comunità dei pescatori. Il santuario di San Giorgio alla Marina sorgeva accanto alla chiesa attuale e custodiva anche un gruppo equestre raffigurante San Giorgio, andato perduto dopo un assalto e un saccheggio da parte di un manipolo di turchi. Questa comunque è una storia di resilienza di un popolo che ha chiesto con forza di sentire l'estremo bisogno di culti e di conforti della religione in vita per la moralità e i buoni costumi e in morte per la speranza della vita terrena, citando una petizione del 1872 indirizzata al sindaco. Passarono più di 50 anni prima che il 10 maggio 1923 si ponesse la prima pietra per l'edificazione del nuovo santuario. Questa è la storia di un popolo che ha sempre saputo ricostruire dalle macerie, di un popolo con un forte legame e un filo indissolubile con Maria Santissima della Catena. Prima di tutto è giornata importante non solo per la comunità di Castellitusa, per la Chiesa universale, perché c'è la festa dell'Ascensione e c'è ancora in più di questo nella nostra comunità è un evento di più, ancora in più della la festa dell'Ascensione. Noi celebriamo anche la festa della Madonna della Catena, padrona della nostra comunità. È un evento grande di grazia, di Kairos. Allora per noi siamo veramente felici, siamo nell'esultanza, ringraziamo il Signore per averci dato anche sua madre Maria, che scatena le barriere che ci impediscono di vivere la fede cristiana, di andare verso il Signore, verso il prossimo. E anche le catene sono per noi come il sigillo e ci legano anche con Gesù, con Cristo, con Gesù dice rimanete in me. Allora noi per rimanere in Lui abbiamo anche bisogno di Maria, che è la guida, che è la madre e che ci lega con suo figlio, un legame affettuoso, un legame profondo, un legame senza le quali noi non possiamo vivere. Allora per noi è un evento di gioia, la comunità è veramente felice, è gioiosa, celebra e il suo Signore, l'Ascensione e la mamma e la Madonna della Catena. C'è un motivo particolare per cui questa festa coincide con la festa dell'Ascensione? Diciamo che un motivo particolare non c'è, però abbiamo voluto, evidentemente i nostri antenati hanno voluto abbinare la Madonna della Catena con la festa dell'Ascensione del Signore. E questo credo che sia un fatto ancora più importante, ancora più consapevole da parte di tutti, perché c'è il Signore e la Madonna in contemporanea che vengono in nostro aiuto ed è fondamentale.
a Castel di Tusa tre sono le feste fondamentali: Natale, Pasqua e l'Ascensione. L'Ascensione viene vista come la festa, una delle feste più importanti per il nostro paese, ma soprattutto per la Madonna della Catena. Diciamo che a cui siamo legatissime, non averla potuta uscire per 2 anni è stato un sacrificio enorme. Adesso siamo riusciti finalmente stasera ad uscirla, a portarla per le vie del paese, a supporto di tutte quelle persone che non possono neanche recarsi in chiesa per un motivo o per un altro, e per noi credo che sia la soddisfazione più bella, più importante. E chiediamo alla Madonna 2 miracoli fondamentali per intercessione con Gesù: di fare finire la pandemia e soprattutto fare finire la guerra. Credo che la Madonna lo voglia e lo possa fare. Grazie Maria Santissima della Catena, viva Maria Santissima della Catena per sempre. Ci lasciamo trasportare dalle note e dalle parole del canto eseguito dalla corale Mater Dei ai piedi della Madonna e dedicato a tutte le madri in difficoltà. Lei è la direttrice del coro che ha eseguito il bellissimo canto alla Madonna. Che emozione è stata e a chi avete dedicato questo canto? Allora, noi abbiamo riflettuto su quale canto proporre. È una tradizione ormai da quando ci siamo, diciamo, questa di dedicare un canto alla Madonna. Lì sotto per noi è molto emozionante, un canto a cappella in cui si vedono praticamente le voci, perché è un canto polifonico, e quest'anno abbiamo scelto anche un tema un po', diciamo, toccante, perché è un canto triste della Madonna che soffre per la perdita di suo figlio, e quindi ci accomuna in questo momento alla situazione storica della guerra, in cui tante mamme purtroppo perdono dei figli e il loro dolore è immenso. Penso che perdere un figlio sia la cosa più dolorosa che ci possa essere per un essere umano, un grandissimo dolore. Noi siamo un piccolo coro, siamo nati così perché il paese non offre grandi cose, quindi abbiamo deciso, diciamo così, veramente io opero nella chiesa, prima suonavo con la chitarra e quindi con i bambini ho cominciato così, poi ho pensato di fare qualcosa di più serio, ho coinvolto un po' di persone adulte, non del settore, perché siamo tutte persone non musicisti, che neanche io che sono la maestra e sono l'organo, ho imparato così per hobby, prendendo un po' di lezioni, però poi, e abbiamo iniziato così giochicchiando a fare un po' di voci, di polifonia, e poi insomma ora siamo diventati bravini dopo un po' di anni, finalmente riusciamo a raccogliere dei buoni frutti, siamo soddisfatti, e comunque svolgiamo una missione religiosa, siamo dei cristiani fondamentalmente che andiamo a messa, quindi oltre che, diciamo, assistere alla messa, siamo operativi, ecco, facciamo qualcosa di più per la Chiesa, per il nostro paese. Io non sono originaria di qua, devo dire, però questa festa mi ha preso di più che non magari le feste mie del paese, forse perché la vivo in prima persona da direttrice del coro, e quindi ci prepariamo tanto, non solo nei canti, anche nella, perché preparare una festa del genere non è semplice, ci sono tante cose da andare ad attenzionare, e quindi è una grande emozione che fa scendere delle lacrime un po' a tutti, penso che qualcuna l'avrete ripresa pure voi. Dopo 2 anni di fermo, guarda, era proprio un desiderio, e poi è stata particolarmente organizzata e particolarmente sentita.
che ci traghetta verso la riflessione e il raccoglimento, verso quell'emozione dei portanti e dei fedeli nel vedere Maria che attraversa le vie della frazione che si affaccia sul Mar Tirreno. Lì al tramonto, il mare, i canti, le preghiere. Maria Santissima della Catena, maestosa e bellissima, quasi danza sulle onde, nel lungo giro per poi ritornare nel santuario a lei dedicato. A lei è un portante storico della Madonna della Catena. Che emozione prova, in particolare in quest'anno in cui dopo 2 anni ritorna la processione? Certo, dopo 2 anni di assenza di questa processione l'emozione è tale che non si può descrivere. Anche quest'anno io sto cercando di fare del mio meglio, considerando che ora ogni anno che passa la mia età comincia ad alzarsi e quindi diciamo faccio fatica, però diciamo che riesco ancora a dirigere tutta la squadra dei portatori fino a che diciamo non finisce la processione. Quanti portanti siete? Ma guardi, importante siamo quelle di Castel di Tusa, siamo un numero non precisato, però abbastanza, però c'è la possibilità che facciamo magari portare un pochettino la santa a chi viene da fuori paese, perché sono devoti e quindi un po' ciascuno cerchiamo di farle portare a tutti. È un legame indissolubile quello che vi lega alla Madonna? Sì, da tanti anni, anche i nostri avi prima ancora diciamo ce lo hanno tramandato di padre in figlio, diciamo di generazione in generazione, quindi è una cosa bella, è indescrivibile, io già mi emoziono a solo parlarne. Che messaggio vuole lanciare quest'anno? Mi auguro che sia una ripresa diciamo che continua sempre a crescere, che la gente si avvicina sempre di più. Il suo pensiero oggi a chi va? Il mio pensiero? Sì. Prima di tutta la comunità, ai anziani, ai malati, ai bambini della nostra comunità e a tutti, poi alle persone oggi che sono sotto la guerra e poi dappertutto e accanto a noi anche vediamo quanti tra Ucraina e la Russia e poi anche nel mondo e io penso anche in Africa lì, io penso anche in altri paesi dove c'è la guerra. Io penso, il mio pensiero veramente oggi è per chi soffre di più, per chi è veramente abbandonato o a letto e tutto questo. Poi nello stesso tempo anche ringrazio il Signore oggi perché vede che la gente nel suo agio è un po' liberato dalla pandemia che avevamo. È una giornata di gioia che ci porta pace. Bellissimo, perché noi veniamo da Milano ogni anno per vedere questa Madonna, perché è miracolosissima proprio e per noi è la gioia, anzi abbiamo sempre le lacrime negli occhi. La libertà. Attraverso Maria riscopriamo la libertà delle catene del mondo, dai nostri errori, dalle angosce, dai sensi di colpa, dalle difficoltà che ogni giorno attanagliano la nostra esistenza. E riscopriamo il perdono. Attraverso la madre possiamo superare ogni impedimento. Il popolo di Castel di Tusa si affida a Maria. Sotto il suo manto invoca la protezione e l'amore. Quell'amore che solo una madre può davvero donare. Maria Santissima delle Catene ci concede la luce che rischiara, la forza che sostiene, il conforto e la gioia nel cuore. Thank you.
Abbiamo visto quanta emozione c'è nelle parole dei fedeli di Castel di Tusa che ritornano per l'occasione per onorare Maria Santissima della Catena. Auguriamo alla comunità di vivere appieno i festeggiamenti che si terranno la prossima domenica e adesso ci spostiamo nell'entroterra siciliano e precisamente ad Aidone. Qui vi era un'antica tradizione, il Cammino di San Filippo, che quest'anno è stato ripreso ed è stato effettuato nei giorni scorsi. Ad Aidone sono andati per noi i nostri corrispondenti da Nicosia. Maria Teresa Lavia ci racconta i pellegrini del Cammino di San Filippo. Ripresa ad Aidone la tradizione del cosiddetto Cammino di San Filippo, che a causa della pandemia da Covid-19 negli ultimi anni non si è potuto praticare. Migliaia di fedeli pellegrini provenienti da diversi centri della provincia di Enna, Caltanissetta, Catania e Messina, in onore di San Filippo Apostolo, si sono quindi di nuovo quest'anno messi in cammino per recarsi presso il santuario di San Filippo Apostolo nella parrocchia di Santa Maria la Cava, che custodisce il simulacro e dove si svolgono i riti in onore del santo. Liturgicamente la festa di San Filippo, che si celebra insieme a San Giacomo, nel calendario è il 3 maggio, ma noi continuiamo a celebrarla l'1 maggio, secondo il vecchio calendario che ricordava il giorno in cui nella Basilica dei Santi Apostoli a Roma erano state deposte le reliquie di San Filippo e San Giacomo, appunto. E qui ad Aidone la festa si è sempre celebrata, appunto, l'1 maggio. Si tratta di San Filippo Apostolo, uno dei 12 apostoli. Le notizie che abbiamo di questo santo ci vengono dai Vangeli, in maniera particolare dal Vangelo di Giovanni. Lo troviamo presente nel Vangelo di Giovanni in alcune occasioni, ad esempio nel racconto della moltiplicazione dei pani, quando Gesù stesso chiede all'apostolo Filippo dove poter trovare tutto il pane per sfamare quella moltitudine di persone. O lo troviamo ancora nell'ultima cena, quando Filippo chiede a Gesù: mostraci il Padre e ci basta. E Gesù risponde: Filippo, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, chi vede me vede il Padre. Altre notizie che abbiamo di San Filippo sono quelle che lui, dopo aver incontrato Gesù, porta da Gesù anche un altro che diventerà apostolo. Nel Vangelo di Giovanni si chiama Natanaele, mentre negli altri Vangeli si chiama Bartolomeo. Poi, secondo la tradizione, San Filippo morì crocifisso a testa in giù, diede la sua vita per Gesù Cristo. Questa festa qui ad Aidone si celebra da diversi secoli. La notizia più certa che abbiamo è che già nel 1633 questa devozione è presente, quindi è certamente anteriore al 1633. Il 1633 è la data in cui fu benedetto il reliquiario di San Filippo Apostolo, che vediamo qui sull'altare. Fu benedetto questo reliquiario, che contiene frammenti del corpo di San Filippo, piccoli frammenti. A partire da quella data si hanno notizie più certe. Comunque le notizie riguardano questo pellegrinaggio che si compie da diversi comuni, come dicevo prima, della provincia di Enna, di Caltanissetta, di Catania e di Messina, in onore di San Filippo. Il 1 maggio, dopo la messa pontificale del vescovo Monsignor Rosario Gisana, è avvenuta la processione che ha condotto la statua per le vie cittadine. Ed è stata davvero una puntata ricca di contenuti, di panorami speciali e di tante emozioni. Quindi io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio ai programmi della nostra rete, seguiteci sulle pagine social, sulla nostra piattaforma streaming per tutte le altre novità. Alla prossima puntata di Feste e Tradizioni di Sicilia.